E ogni giorno aspetto che dal tribunale di Locri o da Locri esce la giustizia. Dopo un anno alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, con condanna complessiva dello stesso alla pena di anni 13 e mesi 2 di reclusione, oltre a quella per il pagamento delle spese processuali. Io avevo capito che quella mattina, che andiamo quella mattina con il mio avvocato a Locri, quando c'è il 30 settembre del 2021, no? Andiamo per fare, come devo dire, una soluzione piena. Finalmente io ho pensato, finalmente, anche se il GIP aveva detto, il GIP, che siamo io e lui, mi ha detto di parlargli per questi due reati dove lui mi ha messo le misure cautelari, e poi mi ha detto, quando siamo io e lui da soli, dice: sindaco, non deve essere maleggiato, risolve subito, perché sono cose un po' così, voglio dire, sono cose banali, no? E dice: signor Giuse, però mi avete messo le misure cautelari. E perché lui doveva fare in quel modo? Il sistema che governava, ho pensato io, cioè io ogni giorno aspetto che dal tribunale di Locri o da Locri esce la giustizia, perché lui è stato obbligato a fare in quel modo. Allora a un certo punto ha detto: ah sì, così volete, allora io la rendo non credibile. Voi parlate con uno che non ha remore per dire le cose. Io capisco che l'unico modo per difendermi, che non accettare quell'aria così... Parlo chiaro, con tutte le conseguenze che mi possono derivare. Cioè, il colonnello della Guardia di Finanza, quando abbiamo fatto la chiusura delle indagini, io gli ho dato la mano, invece di darmi la mano mi ha abbracciato e ha detto: sindaco, per aiutare gli altri. Alla fine, il modello Orriaggi l'ho inventato io, il bonus, ho fatto... Il sindaco, che mica ho fatto utilità per la mia famiglia. Se tu vieni a casa mia è tutto rotto. Mia moglie fa un lavoro troppo umile, fa pulizia delle case della gente. Parlando con i miei parenti, a Buenos Aires, in America del Nord, abbiamo trovato le case e abbiamo fatto un centro di accoglienza nel borgo spopolato. Questa è stata... E siamo stati i pionieri di una, così per una combinazione, di un'accoglienza spontanea. No? Riace nasce in questo modo, quando ancora non ci sono progetti. Nel 2001 era nata questa associazione Città Cultura. Abbiamo vagheggiato con la mente il luogo pensato da Tommaso Campanella, perché Riace è casale di Stiva, dove nacque Tommaso Campanella, questo fratello domenicano che scrisse La Città del Sole. Per la prima volta c'è stato un bando per fare l'accoglienza per i rifugiati, per i richiedenti asilo. Non ero sindaco però io, ero consigliere di minoranza. Per l'attenzione che avevo per il territorio, un territorio pronto a scomparire, tutti se ne andavano, finiscono la scuola superiore. Cioè il destino della mia famiglia, il destino di tutta Riace era segnato. Allora, il mio primo pensiero è stato questo, portare le persone, e poi l'idea di fare in Italia un sistema nazionale dell'accoglienza con i comuni che prendono parte. E poi io ho insistito col mio comune, da consigliere della minoranza, al sindaco, l'ho convinto a partecipare a quel bando, e mi ricordo che poi a luglio iniziò l'accoglienza, diciamo, ufficiale, formale, a Riace. Da luglio del 2001. Poi che succede? Nel 2004 io divento sindaco di Riace, proprio sulla base delle esperienze che avevo vissuto. La gente un po' così è incuriosita, arrivavano dei turisti a Riace, venivano per capire come un piccolo luogo della Calabria diventa così solidale, nasce il turismo dell'accoglienza a Riace così. Nel 2016, dopo che la rivista americana Fortune mi hanno messo in una rivista che si chiama Fortune, ha fatto il giro questa storia,
si creano tante attenzioni sul viaggio e parallelamente le televisioni private creano una psicosi collettiva dicendo attenzione, l'immigrazione è il vero male della società italiana. Questo è il diritto dell'abitare, no? Nei luoghi spopolati. È una cosa banale, tutto sommato, perché conviene al territorio. Perché tu tieni le case chiuse? Che servono le case chiuse? Servono che alla fine si degradano, ci piove dentro, c'è il vento, c'è, e alla fine abitano e li dobbiamo pure ringraziare. Questo io capovolgevo la questione. Il colonnello della Guardia di Finanza dice: no, questo sindaco soldi non è toccato, non ha conti correnti, non ha proprietà, non ha nulla. Le intercettazioni dimostrano che aveva un interesse, diciamo, di un ideale dell'accoglienza. Io ce l'ho qua, il potere postale, anche legge queste trascrizioni. Queste qua sono le trascrizioni che me l'ha dato il mio avvocato, questo qua, per gli atti del processo. Il presidente è la persona che mi ha condannato. Se parliamo, dice il colonnello, ad una domanda del giudice a Curso, quello che mi ha condannato, se parliamo da un punto di vista economico, no. No. Presidente, parliamo da un punto di vista economico. Colonnello, no. Presidente, cioè finalizzato a creargli un vantaggio patrimoniale, perché è questo che emerge nel capo di imputazione. Colonnello Sportello Nicola, no, no. Sono convinto che questo l'unica possibilità è, come si è accorso, l'ultima possibilità che gli rimaneva per aiutarmi era quello di non rendere credibile la pena. Se no lui, io sono incensurato. Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né io né le mie famiglie. Le attenuanti generiche, perché non me le mette? Poi mi sono, come ha detto il professore Ferraioli, ha detto il professore, ma lui, Lucano, chi è? Che cosa ha fatto nella sua vita? Mica io ho fatto mai qualcosa che è riconducibile, mai, né io né la mia famiglia. Questa è una storia che grida vendetta, capito? Il diritto di avere una casa è un diritto di tutti gli esseri umani. Il diritto di esistere è un diritto di tutti gli esseri umani.